Quella terra ti regala emozioni che non puoi neanche immaginare. E i suoi paesaggi, beh, ti lasceranno senza fiato. Erano quelle le parole che mi avevano convinta a partire verso quella destinazione. Quella di cui a stento avevo sentito parlare nella mia vita, se non associandola al personaggio di un cartone animato che tanto mi aveva fatto ridere da bambina. Non avevo programmato nulla. Non sapevo nulla. O meglio, sapevo tutto quello che era importante sapere. Avrei avuto un van ad aspettarmi al mio arrivo, con cui avrei viaggiato in lungo e in largo per 2 settimane. E poi una data di scadenza, quella del mio visto, che 3 mesi dopo avrebbe posto fine ufficialmente al mio primo viaggio in Australia. E c'era un'altra cosa che sapevo. Non sarebbe stato un viaggio qualunque. Avevo bisogno di quel viaggio. Avevo bisogno di stare da sola. E in quella terra era facile incontrare la solitudine. Avevo bisogno di guardarmi dentro, di camminare a lungo, di perdermi tra i boschi e nei colori dell'alba. Avevo bisogno di trovare risposte a quella domanda che da settimane ormai mi tormentava. Perché? Ma questa è un'altra storia. Una storia ancora da raccontare. Benvenuti in Tasmania. Ragazzi, inizia ufficialmente il mio road trip di 2 settimane lungo tutta la costa est della Tasmania. Partirò da Hobart con questo super van che è letteralmente una casa su 4 ruote e arriverò fino al nord per poi riscendere esattamente non so lungo quale strada. Non ho programmato praticamente niente, ho solamente una lista infinita di posti che vorrei vedere e cose che vorrei fare dette da amici, parenti, conoscenti, persone che incontrate random in ostello. Non so se riuscirò a fare tutto, ma farò del mio meglio. Ora però è arrivato il momento di partire. Sono arrivata in quello che era in assoluto il primo punto che avevo salvato sulla mappa, che è la White Beach, e potete immaginare perché si chiama così. L'acqua è di un cristallino. Questa sarà ufficialmente la mia prima notte di nuovo in van. Che bello, mi mancava. Un po' me la sto anche facendo sotto. Si sentono rumori. Mi hai fatto spaventare? Ma ti sembrano modi questi? Ciao! Mio Dio! Mi sono appena svegliata e non vedo l'ora di andare a vedere che cosa c'è intorno a questo camping che è letteralmente immerso nella natura e tra l'altro davanti al mare, come si può sentire. Cosa ti puoi fare di più di prima mattina? Secondo giorno nella penisola, sono vicino a Port Arthur e oggi veramente ne approfitto per esplorare tutta quest'area. In particolare stamattina sto andando alla Remarkable Cave, che è appunto una cava naturale molto famosa in questa zona, circondata tra l'altro da queste piccole baie, da queste rientranze nella roccia davanti all'oceano. E già vedo i colori da qui, ragazzi. Pranzo dei campioni. Dopo una mattinata passata a spasso per la penisola, oggi sono tornata adesso proprio al camping dove ero stamattina, perché questo è uno dei punti principali da cui partono un sacco di percorsi bellissimi, e ce n'è uno in particolare che mi hanno consigliato e che sto andando a fare adesso, anche se sono in realtà 4 ore di cammino, andata e ritorno, quindi 2 ore 2 ore, e non è proprio prestissimo, sono le 4:30. Cercherò di fare in fretta, almeno mi dovrei godere un bel tramonto, spero che sia così. Tutto questo però, come dice il cartello qui alla mia destra, sono 2 ore di gradini. Diciamo che le mie ginocchia dopo le 7 infiltrazioni non saranno proprio contente, ma ci proviamo comunque. Oh raga, male che va, mi fermo e torno indietro. Andiamo. Non stavano scherzando. Sono davvero tutti gradini. Ottimo lavoro. Piccoli insegnamenti del cammino. Le discese uccidono più delle salite. Quindi non facciamo gli stupidi e andiamo piano. Almeno si scende un po'. Ed ecco l'infarto della giornata. Questo è palesemente una lucertola che si è accoppiata con un serpente. È enorme, è tipo più lunga di 2 mie mani messe insieme. Come cavolo, da dove passo? Vabbè, passerò di lì. Vabbè, di qua. So, devo percorrere tutta quella lì e scavallare la collina. Mi manca l'ultima salita e dovrei arrivare a destinazione. Mamma mia, che vista! Oh, oh.
un po' altino, eh. Sono in cima! Beh, assolutamente valsa la pena. Guarda mamma! Terzo giorno in viaggio. Questa mattina ho lasciato la penisola, dove penso di aver visto più o meno tutto, e ho proseguito un po' verso nord. Sono arrivata a Orford e stasera dovrei arrivare fino a Triabunna, una cosa del genere, non so pronunciarlo, perché da lì forse prenderò la barca per andare a vedere un'isola vicina. Ora ho trovato un mega campo, tipo area picnic, bellissimo, tutti giochi per i bambini, barbecue, tavoli, eccetera, e rimarrò qui per pranzo. Penso di aver trovato il posto perfetto. Che strani! Guarda come corrono! Sono arrivata a Triabunna, questo paesino minuscolo dove c'è un vento assurdo e non c'è un'anima, non c'è un'anima, ci sono letteralmente più barche che persone. Tra l'altro qui c'è un camping gratuito dove si può stare proprio qui vicino alla baia, quindi top, penso ci starò un paio di notti. Colpo di scena, non sono più da sola, perché mi hanno raggiunto altre tre ragazze. Se mi seguite su Instagram mi avete sentito parlare sicuramente di Jessica, che tra l'altro non ho mai più avuto modo di conoscere quando ero ad Hobart, perché io sono andata via abbastanza subito. Lei praticamente ha iniziato quel famoso road trip con quella che era la mia coinquilina a distanza all'ostello di Hobart e un'altra ragazza. E ora sono qui con me, e domani andiamo a vedere l'isola insieme. Cioè, questa cosa è assurda. Stiamo letteralmente campeggiando nello stesso camping ground. Bellissima questa cosa. Cioè, sono super contenta. Queste cose random che nascono dal nulla sono sempre le migliori. Hanno fatto un tour del mio van, adesso mi fanno fare un tour della loro casa. Wow! Chi l'ha montata? Good job! Ok. Si accomodi, si accomodi. So the mattress is kind of small, so. Senti, a mali estremi. Perfetto. Ci hanno detto di other side. Ore 7:30, siamo già al porto perché tra mezz'ora parte la barca e andiamo a visitare l'isola. Quindi si parte per una nuova avventura. Che bello, fa un freddo cane. Siamo pronte per andare all'esplorazione di questa isola. Sembra un altro pianeta. Hello. Che piccole meduse. I'll hang here for a couple of minutes if you need any more information. Thank you. Hello. Hi. You're not happy to see us. Le ragazze alla fine hanno deciso di prendere la bici e di cercare di girare l'isola pedalando. Invece io, da brava camminatrice, me la farò a piedi, ovviamente non tutta, perché è abbastanza grande, pensavo fosse più piccolina. Quindi sto partendo adesso per un percorso di più o meno 4 ore, abbastanza in salita, bello impegnativo, ma che dicono sia... ne valga veramente la pena, ecco. Quindi si parte. Attraversando un bosco, alla mia sinistra c'è letteralmente il dirupo, si sente solo il rumore del vento, l'oceano che si infrange sulla scogliera e ogni tanto qualche animale, non ho più pallida idea di che animale sia, ma vabbè, non ci pensiamo. Ma perché sudo così? No. Sono arrivata in questo punto in cui sembra che l'unica strada possibile sia attraverso una montagna di rocce da scalare, letteralmente. Vorrei che non fosse così, ma non vedo altre alternative. Se non salire per di qua. Cioè, non so se rende l'idea, ma è molto ripido. Credo di esserci quasi. Dovrebbe essere proprio lì. Inizia a tirare un bel po' di vento qua su, eh. Immagino là sopra. Non è un percorso per chi soffre di vertigini. Ma ne vale la pena. Mamma, mi dispiace per questo video. Che ci vuoi fare? Hai fatto una figlia matta! Mi sono appena tagliato un dito.
per arrampicarmi su questo albero non sembra grave. Quindi ho deciso che mi prenderò una pausa, farò qualche foto e poi scenderò. Spero di non morire di stomaco. Io me lo sentivo che alla fine avere una mascherina nello zaino sarebbe stato utile. Se mai verrete su questa piccola isola, una cosa che noterete subito è che i bellissimi prati verdi sono pieni di cacche. Ma ci sono due tipi di cacche, quelle lunghe e quelle che sembrano tonde ma non sono tonde, in realtà sono quadrate. Brutto da dire, però vi faccio vedere. Esempio, questa è una cacca lunga. Facciamo, mettiamo lo zoom. Una cacca lunga. Questo invece, lo vedete, non sono proprio delle palline, cioè sono dei cubetti. Cioè quello è chiaramente un cubetto, ok? Perché dovete sapere, quelle lunghe sono quelle dei cangurini piccolini che vivono qui, e degli opossum, ci stanno altri paio di animali abbastanza comuni in Australia, diciamo. Poi c'è un altro animale che spero veramente di trovare, dalla quantità di cacca intorno, penso che sia abbastanza. Speriamo. Non facciamo le dita. Raga, oddio, ce ne sono due proprio qui davanti a me. Guardate. Oddio. Oddio, c'è l'animale più morbido del mondo. Sono letteralmente dei tosa erba viventi. Cioè passano tutta la giornata a fa questo. Grazie che qua non c'hanno un decespugliatore. Prima di riprendere il traghetto che parte tra circa un'oretta, ho fatto un'altra mezz'ora di camminata per venire a vedere le Painted Cliff, che sono queste cliff, appunto queste rocce sul mare, che sono state negli anni dipinte dal sale, quindi dalla salsedine, dal mare, dell'oceano anzi, e del vento ovviamente. Infatti, guardate che belle. Non avevo mai visto un'ostrica se non in un piatto al ristorante. Che figata. Rimettiamola a posto. A fianco a una seppia. Non ho potuto fare a meno di raccogliere queste alghe. Cioè, guardate, scoppiano. Vabbè, ovviamente ora non scoppia più. Dai. Alla fine ho deciso che mi rimetto in viaggio, perché stamattina ne ho approfittato per creare un po' di contenuti, fare la spesa, lavatrice, cose varie, ma adesso ho detto, cioè alla fine quello che dovevo fare l'ho fatto. Quindi mi rimetto in marcia, anche perché a soli 45 minuti da qui, cioè un altro paesino, ma non lo sto sudando, dove ci sono, sembra ci siano più localini, quindi magari c'è anche un po' più di vita di questo posto. E domani sono già vicino al parco dove si riparte per qualche avventura, qualche trekking, qualche camminata. Sono proprio contenta che mi sto dedicando tutto questo tempo e mi sto immergendo così tanto nella natura, che è proprio quello di cui avevo bisogno. Quindi ci si rimette in marcia, let's go! Ebbene sì, avevano ragione. La Tasmania mi stava regalando molto più di quello che potessi mai immaginare. E ancora non avevo idea di quello che mi aspettava. Ogni giorno mi circondavano paesaggi incontaminati dai colori caldi e vibranti. E quel vento costante che smuoveva foglie, agitava il mare e scuoteva l'anima. Attorno a me spesso non c'era niente e nessuno. Eppure io, in quel niente, in quel silenzio assordante, in quella solitudine, ci trovavo tutto. Perché in fondo, quando trovi qualcosa che ti fa sorridere, che ti fa emozionare, che ti fa battere il cuore, ti dimentichi delle mancanze e ti ricordi che invece in questa vita non manca proprio nulla. Ed è allora che capisci di non aver bisogno d'altro se non di te stesso e qualcosa che smuova costantemente quello che hai dentro. Il mio nuovo viaggio stava giusto iniziando e sarebbe durato ancora a lungo. Sono le 5 del mattino e qui c'è un'alba assurda.